abbiamo condannato senza mezzi termini il terrorismo di Hamas e sostenuto il diritto di Israele ad esistere e a difendere il proprio popolo. Abbiamo però chiarito che non può essere riconosciuta a nessuno la licenza di calpestare il diritto umanitario internazionale e che l'atroce strage provocata da Hamas non può avere quale conseguenza l'affossamento delle legittime aspirazioni del popolo palestinese. L'Italia ha il dovere politico, morale, di richiamare la comunità internazionale a una prospettiva di pace giusta e credibile, secondo il principio oggi ancora più valido di due popoli, due stati, e questo in accordo alle risoluzioni dell'ONU, all'accordo di Oslo. Massimo quindi deve essere l'impegno del nostro paese affinché si giunga alla liberazione degli ostaggi che sono ancora detenuti dai terroristi e a una duratura apertura di adeguati corridoi umanitari per consentire gli ingressi di aiuti e l'evacuazione dei civili più vulnerabili.